Ciao gente, sarà un video sui prodotti finiti. Questo mese ci ho dato sotto e sono questi qua. Dopo questa parte di beauty, passiamo proprio al beauty, quindi al make-up che ho finito. Allora, partiamo da questi due. Deborah, sapete che questi sono i famosi 24 ore metal, che sono fantastici. Sono degli ombretti metallizzati, bellissimi, che vi regalano un effetto non metallico, ma questo metallo glitter che è stupendo. Questi non li ho finiti, questi mi sono cascati, gente, erano irrecuperabili. Gli ultimi tre che ho nel cassetto li sto usando quando posso, perché sono veramente belli belli. Mi dispiace per il viola, che era il mio preferito, aveva un bell'effetto, però purtroppo è proprio il primo che poi in più non ho capito perché questi ombretti si staccano dalle cialde. State attenti quando li maneggiate e soprattutto quando li andate ad utilizzare con o senza pennellino, perché proprio la polvere tende a staccarsi dalla cialda, quindi state attenti. Poi, altro prodotto che mi è piaciuto da impazzire è il famoso, sapete, mascara CIE sensazionale della Maybelline. È il mio mascara top. Io lo so gente che va cambiato ogni 3 mesi il mascara, ma per me è uno spreco, per me è veramente uno spreco. Quindi io cerco di utilizzarlo fino a che non arriva in una condizione veramente assurda. Questo qui ad esempio lo potevo ancora continuare ad utilizzare, però mi sono resa conto che non scivola più come prima. L'odore non è cambiato, però mi rendo conto che non mi scivola lo scovolino, quindi faccio fatica ad applicare il prodotto, e allora sinceramente preferisco buttarlo e iniziare quello nuovo. Però è un prodotto che io vi straconsiglio, perché la prima passata ve li sistema, la seconda che ve lo dica a fare, cioè proprio è un prodotto che amo. Contate che questo ce l'ho aperto da 8 mesi. Continuiamo con lui, il mio fondotinta preferito, Infallible 24 ore matte, è infallibile. Lo dice proprio il nome. Fantastico, 35 ml di fondotinta che sembrano pochi, ma vi durano. Copertura estrema, secondo me, veramente buona. Vedete, cioè, a me mi copre veramente bene. Amo questo fondotinta, per me è il prodotto top, veramente. È un prodotto che bisogna avere nel beauty perché è veramente sensazionale. E poi una cosa che adoro di questo prodotto è che non è comedogeno, ragazze. Cioè, per quanto può essere un fondotinta comunque chimico, non vi crea problemi sulla pelle. Io ho veramente problemi di pelle e io lo vedo subito quando un prodotto è comedogeno o no, perché già il giorno dopo mi fa reazione. Come già vi ho detto, sia che mi strucco bene o che non mi strucco un granché, questo prodotto non mi crea problemi, non vi crea problemi nella stesura, cioè è perfetto, è proprio una maschera per il viso ed è leggero, poi non è pesante. Durante l'arco della giornata sentite che non vi si appesantisce, rimane leggero ed è perfetto, quindi io lo amo veramente. Poi, per continuare, BB Cream della Sobiohetic. Questo è un prodotto che io avevo comprato un bel po' e avevo fatto una buona scorta, però alla fine ho detto non lo voglio più comprare. Questo perché? Allora, questo è un prodotto che uniforma, idrata, purifica, protegge e ha un fattore di protezione 10. Come sapete è 99% d'origine naturale, 0 parabene, 0 silicone e 0 coloranti in 30 ml di prodotto. Prodotto bio, quindi veramente buono. L'avevo acquistato perché era in quei periodi che lavoravo, non mi andava di truccarmi più di tanto per andarmi a preparare per il lavoro. Il suo lavoro l'ha fatto fino a che adesso la mia pelle non è cambiata. Io mi sono resa conto adesso che la mia pelle è meno grassa. Prima resisteva, adesso tende a lucidarmi parecchio il viso, quindi ho detto non la voglio più comprare. È stato veramente un prodotto buono, mi è piaciuto, ma basta. E per finire vi cito alcuni prodotti di MAC. Voi li vedete qui perché devo fare il back to MAC. Un prodotto che ho finito è stato questo qui, che questo qui è il famoso Skin Refresh, ovvero quello che voi tranquillamente potete utilizzare per spruzzare sul viso, far resistere il trucco, oppure che comunque vi può rinfrescare. E in più io lo utilizzavo per fare saltare gli ombretti glitterati oppure gli ombretti 2 chrome ed era perfetto. Un buon utilizzo, mi è durato pure tanto, però alla fin fine ho detto è un prodotto che a me non mi serve più di tanto. Sono 100 ml di prodotto e ha una durata di 24 mesi, quindi dura parecchio. Mi è piaciuto, però
Sinceramente non ne vedo più l'utilizzo, anche perché mi trovo meglio d'estate quando utilizzo l'acqua termale, quella di Avène. Poi, non me ne vogliate, io ve lo dico, se vi ricordate bene, MAC aveva fatto una linea dedicata a Marilyn Monroe. Allora, partiamo dal fatto che questo è stato un regalo del mio ex. Partiamo dal fatto che il mio ex tanto non ha mai voluto capire che a me Marilyn Monroe non mi è mai piaciuta. Per carità, ragazzi, cioè, un regalo non ci si sputa per niente addosso, anzi, cioè, ho apprezzato all'epoca che mi aveva fatto questo pensierino. Però, visto che tanto il colore era un argento, io, scusate, ma sono andata a levarlo perché così mi vado a fare il back to back. Prodotto che ho pure provato, era un argento che non è che mi facesse impazzire perché tendeva veramente a sbattermi troppo. Io ho apprezzato il pensiero, però sinceramente lo vado a utilizzare per un back to back. Poi, vabbè, questo che ne ho già parlato qui è il correttore Prolong nei prodotti finiti del vecchio video, quindi già lì vi ho detto che è stato un correttore fantastico. Questo qui, oddio, ho fatto un casino, non è un pigmento che si può finire. Ma nemmeno in un'intera vita, gente, cioè questo non lo potrete mai finire. I pigmenti di MAC non li finirete mai. Questo qui è il pigmento famoso Push Beige, quello della linea delle cattive della Disney. È un viola bello, intenso, cioè è proprio il pantone viola. Visto che io sapevo che tanto era inutile finire un prodotto del genere, che cosa ho deciso di fare? Di suddividerlo in tre parti, perché uno me lo tengo io. Uno l'ho regalato a Emanuela, Emmy Award per chi è interessato a conoscerla, e un altro lo darò a Lidia. Perché già io l'ho detto, io ho detto ti piace il viola? Sì, allora guarda, te prendi una parte, perché tanto gente io sapevo che non l'avrei mai finito. Infine, quinto prodotto, infatti spero di finire prima o poi un altro prodotto di MAC, nella mia immensa collezione di rossetti MAC ho finito un rossetto. Strano ma vero, questo è il secondo rossetto che ho finito. Il secondo rossetto che è Odyssey. Odyssey è un frost. Odyssey è uno di quelli che ho visto da Giuliana. È questo viola che vedete, bello, anche perché ha dei bei riflessi. È diciamo un viola semilucido. Problema di questo rossetto è che arrivata a poco mi è toccato tagliare e buttare perché purtroppo è andata male. L'odore è cambiato proprio tantissimo, è proprio rancido, però mi è piaciuto tanto utilizzarlo. I frost alla fin fine sono una di quelle linee di MAC che mi piacciono, hanno una buona consistenza e durano. E adesso entrerà nella mia scorta dei prodotti per fare il back to MAC. Adesso me ne manca solo uno. Bene gente, spero vi sia piaciuto, come sempre aspetto di sapere la vostra. Vi mando un bacione e al prossimo video.